Benvenuto nel primo podcast italiano dedicato all'andrologia a cura del dottor Enrico Filippini. Ciao, sono il dottor Enrico Filippini, titolare del poliambulatorio Enrico Filippini a Brescia. In ogni puntata ti racconterò le situazioni che affronto in studio con la mia equipe, con l'obiettivo di renderti consapevole che ad ogni problema oggi c'è una soluzione. Le puntate del mio podcast di Andrologia Moderna le ho create e ideate insieme al mio collega dottor Michele Tonini. Infatti è con lui che abbiamo deciso di istituire questo ambulatorio multidisciplinare di Andrologia Moderna. È il primo ambulatorio andrologico che parla in modo semplice di argomenti delicati, di argomenti che spesso vengono tenuti dentro. Il dottor Michele ha il compito estremamente importante all'interno del gruppo di andrologia di accogliere in prima visita i nostri pazienti e di metterli a loro agio. Parla come ti viene, è il primo messaggio. Usa la pancia e non il cervello per dirmi quello che ti capita. Siamo qui per aiutarti, perché il sesso è ancora un tabù, il pene è ancora un tabù, grande, largo, piccolo, stretto. E quanto dura? Poco. E quanto è storto? Sono troppo vecchio, dottore, per la mia donna. Ho fatto cilecca. Oddio, cosa mi può succedere? E il dottor Michele ha la carica umana e le doti scientifiche per schiarire i dubbi e mettere a proprio agio. E allora eccolo qui con me, il dottor Michele Tonini. Quanti uomini che sono venuti da te sono usciti con le idee chiare e con le risposte in tasca? Più sereni tutti. Inoltre capita molte volte che già durante la prima visita li rassicuro e spiego loro che in realtà il loro problema è un falso problema, perché è frutto di cattiva informazione. Altre volte il problema esiste, ma lo possiamo risolvere con gli strumenti più appropriati. Tu fai, Michele, le prime visite. Perché? Perché la mia formazione di medico chirurgo, esperto in problemi urologici e andrologici, mi permette di essere molto preciso nel valutare la parte anatomica, cioè di valutare le dimensioni, il giusto funzionamento di prostata e soprattutto del pene e dei testicoli dei nostri uomini. Tantissimi problemi sessuali come l'eiaculazione precoce e l'impotenza derivano infatti da difetti del pene o dei testicoli o infiammazioni che già in prima visita possono rilevare ed eliminare con la mia esperienza. La chiacchierata sulle abitudini sessuali è altrettanto importante. Alla fine è meraviglioso il livello di confidenza che il nostro paziente riesce ad avere con me e con tutto lo staff del nostro ambulatorio di andrologia e di sessuologia. Bene, quindi con la tua visita andrologica di medico esperto e con gli esami del sangue generali e dopo aver ascoltato la vita sessuale, sei pronto a rispondere con parole semplici alle domande dei nostri uomini? Quasi sempre sì, altre volte ho bisogno di una valutazione ormonale e allora ti chiamo subito per un parere. È molto bello per il nostro paziente sapere che ha la possibilità di avere esperti in problemi maschili a loro disposizione subito, senza dover passare da un ospedale all'altro, senza perdere tempo prezioso. Già, questo è molto importante. Quindi visita generale, visita andrologica, ormoni e il mio intervento se necessario. Nozioni pratiche di sessuologia del giovane e dell'anziano. E poi i famosi test? I famosi test. Quando ho dubbi riguardo alla presenza o meno di un problema circolatorio, ma anche nervoso, in caso di impotenza o deficit di erezione, propongo al paziente di eseguire sempre con noi il test dinamico penieno e poi il Doppler dei vasi del pene. Sono due esami che io e te conosciamo e pratichiamo da molti anni e che eseguiamo in modo completamente indolore e con notevole livello di precisione nel capire qual è il problema del nostro paziente. Infatti dopo questi esami indichiamo subito le cure adatte a risolvere il problema senza dubbi ulteriori. Un altro test molto efficace e in questo caso semplicissimo da eseguire è il test per capire bene se e di quale tipo di eiaculazione precoce soffre il nostro paziente. È il test di desensibilizzazione glandulare peniena e si fa normalmente a casa in totale relax. Abbiamo ancora tempo per un piccolo consiglio ma molto importante. Una considerazione. Con le visite di andrologia e sessuologia vedo l'incredibile passaggio dal dubbio assoluto pieno di insicurezza alla chiarezza e all'ottimismo, i lati oscuri della nostra sessualità che diventano chiari e luminosi, e questo semplicemente con mezz'ora con l'esperto. Fantastico Michele, ti ringrazio tantissimo e per incominciare il tuo percorso con me e il dottor Michele Tonini
iscriviti al podcast di Andrologia Moderna. Vieni sul sito di Andrologia Lombarda e telefonaci per il tuo appuntamento allo 030 28 07 547. Ti accoglieremo con un grande sorriso. Ciao!